Buongiorno ragazzi cancitali, oggi siamo tornati qui a fare un nuovo video pillola di questa quarantena del coronavirus. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come faccio io a capire se un motore è migliore di un altro, se la casa costruttrice ha fatto un buon lavoro. Ci sono vari parametri, senza entrare nel tecnico nello specifico, però parametri che noi possiamo già solo valutare con leggendo una scheda tecnica o magari leggendo una rivista di settore. Allora, sono vari parametri. Il primo è peso cavalli, detto proprio volgarmente, quindi quanto pesa il motore e quanti cavalli ti tira fuori. Questo dà la qualità costruttiva del motore, se il basamento è in alluminio, se è in ghisa, se hanno usato materiali nobili come alluminio, magnesio, onzo, acciaio o ghisaccia. Poi valutare la qualità del lavoro fatto, quindi se il motore è stato costruito bene, c'è i cavalli litro. Cosa sono i cavalli litro? Ogni motore sapete che ha una cilindrata 1000 centimetri cubi, equivale a un litro, ok? 2000 centimetri cubi equivale a 2 litri e così via. Cosa devo fare? Non devo fare altro che prendere i cavalli dichiarati e dividerli per la cilindrata. Quindi se io ho un 2000 centimetri cubi che è 2 litri e ha 200 cavalli, 200 diviso 2 ho 100 cavalli litro. Se fosse un motore aspirato è un ottimo valore, perché i valori per motori aspirati è 100 cavalli litro, i motori turbo il doppio, quasi il doppio, quindi 200 per litro, ok? Quindi questi sono i valori di riferimento. Poi purtroppo entrano le emissioni, perché le emissioni Euro 5 e 6 penalizzano tantissimo il motore. Però di base sono questi i concetti che voi dovete utilizzare, ok? Con questi valori voi sapete se il motore è un buon motore o un cattivo motore. È ovvio che sono valori limite, poi ci sono anche altre cose da guardare. Se è benzina o diesel. Il diesel ha un ciclo di funzionamento che dà più potenza rispetto a un benzina. O se è rotativo. Il motore rotativo ovviamente ha molta più potenza rispetto a un motore diesel o benzina. Quindi questi valori ti consentono di capire se il motore è valido o no. Prendiamo adesso ad esempio un motore. La classe A45-35 mg ha un 2000 cm3 che ormai è arrivata a 400 cavalli. È un valore pazzesco, perché la macchina è omologata Euro 6, quindi con una norma di inquinamento che limitano tantissimo il funzionamento della macchina, e ha più di 400 cavalli, quindi è 2000 di cilindrata, quindi 2 litri, 400 cavalli. Più o meno 400 diviso 2, 200 cavalli litro, esattamente quello che ci aspettiamo. Sono pochissime le auto turbo in vendita oggi che hanno 200 cavalli litro o più di 200 cavalli litro, pochissime. Questo per dirvi che cosa? Che è molto importante saper valutare che tipo di motore avete, perché se avete un motore vuoto 10.000 che ha 400 cavalli, sì, 400 cavalli in sé è un valore pazzesco, ma quel motore lì ha una potenza cavalli litro bassissima, quindi vuol dire che il motore non è stato sviluppato correttamente, perché come vi ho già detto i limiti di riferimento sono 100 cavalli per il motore aspirato, 100 cavalli litro, quindi se fosse 1000 cm3 dovrebbe avere 100 cavalli, se fosse 1000 turbo dovrebbe averne 200 come riferimento. Poi siete voi che dovete avere le divisioni in base ai motori che avete voi. Esempio pazzesco, i motori da moto, da sportivo sono 1000 di cilindrata e hanno ormai più di 200 cavalli litro, sono motori eccezionali. Oggi per arrivare a potenze cavalli litro decenti o eccezionali si ricorre molto al turbo. Altra cosa che purtroppo ha influito tantissimo nel mondo delle auto è il fatto che ormai non si guarda più alla potenza, ormai con le tecnologie di oggi si potrebbe fare motori che hanno più di 200 cavalli litro. Il problema è che le norme di inquinamento, il problema è che le leggi come in Italia il superbollo limitano le case a costruire auto di questo tipo, perché non ha senso che se ho un motore che può sviluppare 500 cavalli ma lo metto su un'utilitaria, non se la compra nessuno questa utilitaria, perché chi è che può permettersi un'utilitaria che paga 5, 6, 7 mila euro l'anno di bollo? Nessuno. Quindi faccio auto molto più limitate, tipo la nuova Type R che ha 320 cavalli, quel motore lì può fare molti più cavalli, ma non ha senso vendere una macchina che ti costa da mantenere quanto una Ferrari. Questo era un altro brevissimo approfondimento in pillole per far capire come valutare un motore, se è bene o male. Tutto questo vi saluto, siamo su YouTube, su Instagram e su Facebook. Seguiteci, iscriveteci, abbiamo anche un gruppo di WhatsApp su cui potete entrare tranquillamente. Detto questo vi saluto, ciao ragazzi.